Putin. Prima di incominciare, l'associazione intende ricordare un amico che è venuto improvvisamente a mancare, Pasquale Santa Caterina, la cui madre ultracentenaria, donna Ciccia Condemi, è una vera e propria memoria storica di Ferruzzano ed è stata ed è tuttora una preziosa fonte cui Orlando Scully attinge a piene mani. Ringraziamenti doverosi vanno all'amministrazione comunale che ha inteso, pur se in maniera a dir poco travagliata, patrocinare questo evento, alle forze dell'ordine. Infine, non per ultima, una raccomandazione a seguire con la dovuta diligenza le norme anti-Covid, alle quali bisogna attenersi nell'esecuzione di tale evento, pur se lo stesso si tiene all'aperto. Mi preme sottolineare come l'Associazione Culturale Rudine è nata 3 anni or sono dall'esigenza di riscoprire e valorizzare le nostre identità culturale e territoriale, di rinvigorire ed alimentare di nuova linfa le nostre antiche radici prima che fossero recise in maniera irrimediabile. Altro obiettivo statutario dell'Associazione Rudine è quello di abbellire, renderne più vivibili e gradevoli gli spazi comuni, come ad esempio la gola alla rotatoria del lungomare e del lungomare stesso, che è stato oggetto recentemente dell'operazione Una palma vista mare, tuttora in corso, effettuata attraverso una sottoscrizione sia per via diretta sia attraverso una piattaforma digitale, e che ha visto le diverse associazioni di Ferruzzano, quindi l'Associazione Rudine in sinergia con la Proloco e con l'IPF, l'Istituto per la Famiglia, agire appunto insieme nella piantumazione di ben 38 palme washingtonia che adesso abbelliscono appunto il nostro lungomare. L'Associazione Culturale Rudina ha la sana ambizione di essere lievito vivo, elemento catalizzatore di un meccanismo virtuoso di reazioni a catena, di reazione a cascata attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile. Intende creare quel substrato, quell'humus culturale indispensabile per far germogliare in maniera rigogliosa e far fruttificare in maniera efficace i preziosi semi identitari di cui sono portatori figure di eccellenza di Ferruzzano, come il qui presente Orlando Scully e il maestro Mimmo Carteri, che con la sua casa museo Villa Zefius, al quale va il nostro ringraziamento anche per la scuola di mosaico che è stata attivata con la soluzione Putina, momentaneamente interrotta, ma che contiamo di riprendere nel più breve tempo possibile. Ecco, si badi bene che da questa operazione non dipende il successo personale di queste eccellenze ferruzzanesi, ripeto, Mimmo Carteri e Orlando Scully, ma la posta in gioco è ben più alta e riguarda non solo il recupero delle nostre radici, ma anche il saldo ancoraggio del nostro presente e del nostro futuro identitario come comunità ferruzzana. A questo punto, non so se è presente, avrebbe dovuto porgere il suo saluto il sindaco di Ferruzzano. Ci sono tanti impegni e tante problematiche, proprio in queste ore nella fazione Saccuti al paese sta scaricando il camion della protezione civile perché purtroppo abbiamo questo problema idrico. Io vi ringrazio per la bella serata che avete organizzato. E vi ringrazio per tutto quello che state facendo per il nostro paese. Mi riferisco all'associazione Rudina e a tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, perché effettivamente sentivo parlare prima Santino della piantumazione delle palme ed è stato un valore aggiunto per il nostro paese, perché effettivamente vanno ad abbellire il nostro lungomare, vanno ad abbellire il nostro territorio. E questo mi rende particolarmente felice, perché in questo momento io rappresento Ferruzzano, rappresento i ferruzzanoti, e di questo sono orgoglioso. Come sono orgoglioso del nostro professore Orlando Scully, che è uno studioso, ha fatto diverse ricerche, diversi studi sulla storia, sul nostro territorio, non solo su Ferruzzano, su tutto il territorio, e questo mi rende veramente orgoglioso
di avere un compaesano di tale spessore. Stasera si presenta questo suo ultimo lavoro sul dialetto, che è molto importante effettivamente, perché è importante conoscere la nostra storia, è importante conoscere le nostre radici ed è importante tramandare alle future generazioni quello che è effettivamente quello che è stato il nostro modo di parlare, il nostro modo di esprimerci, che effettivamente poi va a dimostrare quello che siamo stati e quello che siamo tutt'oggi. Ma ci sono stati altri lavori molto importanti del professore, mi ricordo magari il libro che ha fatto sui giochi di Ferruzzano, sui vecchi giochi, lavori ancora più importanti, basta pensare al lavoro sui pavimenti, no? Che vanno effettivamente ad incrementare quello che è il nostro bagaglio culturale, perché se noi pensiamo che nel tempo dei greci queste persone sono arrivate, questi greci sono arrivati proprio qui sul nostro territorio, qui a Ferruzzano, dove c'era un porto naturale, qui dove noi chiamiamo al piano regolatore, dove c'era Madonnina, c'era un porto naturale, per la prima volta i greci sono sbarcati a Ferruzzano e sicuramente hanno trovato un ottimo abitato, un ottimo ambiente, e hanno iniziato a produrre il vino, hanno iniziato a produrre l'olio e hanno reso florido questo territorio. Però vedete, poi con il passare degli anni, con il passare del tempo, con il Medioevo, non lo so, mi viene in mente anche con l'Unità d'Italia, no? Tutto quello che era la nostra tradizione, quello che erano le nostre radici sono stati estirpati, sono stati cancellati, e quindi questi studi, queste ricerche sono fondamentali per tornare a quello che eravamo e tornare ad essere fuori, ad essere ricchi da tutti i punti di vista, non solamente dal punto di vista economico, ma la ricchezza è la ricchezza culturale e la conoscenza e la cultura in genere. Quindi ringrazio ancora il professor Orlando e ringrazio anche il nostro compaesano poeta dialettale Bruno Versace. Sono orgoglioso anche di lui, perché è un nostro compaesano che porta avanti quella che è la nostra tradizione, porta avanti quello che è il nostro dialetto, il dialetto ferruzzanoto. E mi auguro che un giorno questo dialetto possa essere anche insegnato nelle scuole, perché forse è l'unico modo, è l'unico strumento per tramandarlo veramente alle generazioni future, alle prossime generazioni. E perché no? Visto che siamo nell'area grecanica, che va da Capo Bruzzano a Capo d'Armi, quindi questa è l'area grecanica, dove in alcuni paesi ancora si parla il greco, perché no? Forse sarebbe un sogno quello di diventare una minoranza linguistica. Io mi auguro che questo sia il nostro traguardo. Grazie a tutti e buona serata, buona continuazione. Questo è la dimensione temporale in cui l'opera è stata scritta. Il contesto territoriale è quello in cui, come ebbe a dire crudemente Umberto Zanotti Bianco, tutto ciò che altrove forma la vivente tradizione di una terra, il retaggio di arte e di bellezza dei padri, qui è stato distrutto, se non dalla violenza degli uomini, dalla furia apocalittica degli elementi. E Umberto Zanotti Bianco parla così negli anni 20, però da allora ad oggi, per nostra fortuna, l'alibi della rassegnazione e la pigrizia della volontà, più volte da lui denunciate, sono state sostituite da nuovi fermenti ed attivismi, sia individuali che associativi. E l'auspicio è che le memorie, sottratte dalle radici, alla profondità della terra, all'oscurità e all'oblio, dall'infa grezza, esposte alla luce della conoscenza e consapevolezza, diventino linfa elaborata, sostanza che nutre ed alimenta l'albero, la nostra comunità, dandole nuovo vigore ed orgoglio identitario. Questo è, ripeto, per quanto riguarda l'elemento del contesto territoriale. Il secondo elemento di importanza dell'opera è l'autore, e nonostante quindi Orlando Scurri, e nonostante sia legata a lui da un profondo legame di amicizia e portiamo avanti assieme delle vere e proprie imprese di tutela e valorizzazione delle nostre emergenze storico-archeologiche e botaniche,
quando si parla di Orlando, visto il suo taglio cerebrale di tipo leonardesco, i suoi molteplici interessi, le sue profonde competenze multisettoriali e multiculturali, non si sa bene da dove incominciare e come terminare, credetemi. Il qui presente Orlando Sculli ha intrapreso un difficile e spesso corposo percorso di riscoperta e valorizzazione delle nostre preziose memorie materiali ed immateriali, e le tappe, le pietre miliari di questo percorso sono rappresentate dalle sue innumerevoli opere, come i palmenti di Ferruzzano, Ponti Latine sulla Calabria, i Punti di Ferruzzano, i vitigni autoctoni della Locride, giochi, giocattoli, strumenti musicali della Locride, e inoltre schede botaniche, ideatore del progetto Kepos, il giardino delle meraviglie, che tende alla salvaguardia e alla custodia di piante rare e alberi da frutto dimenticati. E in questa sua ultima fatica letteraria, ultima ripeto solo in ordine di tempo, le profonde competenze multidisciplinari, multisettoriali di Orlando Sculli risultano ben evidenti nella descrizione che gli fa degli attrezzi agricoli, in particolare dell'aratro, del telaio, delle fosse di carbone, nella descrizione nelle descrizioni botaniche e zoologiche e geologiche. E ripeto, questo lavoro di archeologia linguistica compiuto da Orlando risulta particolarmente prezioso in quanto è stato fatto dall'interno, da chi ha vissuto ed operato nella realtà indagata, e tutto ciò a garanzia di una piena rispondenza al reale, senza le distorsioni che sono state operate da studiosi stranieri come il Rolf, che si è occupato, appunto, glottologo tedesco che si è occupato del nostro dialetto. Terzo motivo di importanza che rende appunto questa fatica letteraria di Orlando Sculli particolarmente preziosa è, come dicevo, la dimensione temporale. Infatti viviamo in un'epoca in cui l'imperante globalizzazione ha determinato una profonda omologazione, oltre che nei consumi, anche negli usi, nei costumi e naturalmente anche nel linguaggio. Infatti si è andato via via affermando un linguaggio standardizzato, quasi digitalizzato, fatto di inglesismi, di simboli, faccine, controfaccine, freddo, asettico, privo del calore e del calore umano, identitario, che solo le parole dialettali sanno trasmettere. Tante parole dialettali contenute appunto nel dizionario di Orlando hanno la capacità di riattivare i circuiti neuronali che ritenevamo assopiti, di richiamare alla memoria odori, sapori che ritenevamo per sempre dimenticati. Infatti, come possiamo rimanere indifferenti di fronte alla parola brusarella, che praticamente rappresentava le spighe di grano ancora verdi ma piene di semi, che venivano passate sulla fiamma del fuoco e un po' abbrustolita, e poi veniva granellata e quindi mangiata, e risultava ottima e nutriente. Come si può rimanere indifferente di fronte alla parola grattatigna, che erano le croste ben cotte e quasi abbrustolite che si formavano sul fondo e sui lati di una padella di ferro, impanando i ceci lessi e trasformandoli in purè, o ancora alla parola ingialoppata, che era il dolce tipico ovoidale prima fritto e poi spalmato di glassa, ancora alla parola palle imeli, che era il nido perfettamente sferico con delle cellette che a maggio risultavano di piene di miele, fatto da api selvatiche, che veniva costruita appunto da api selvatiche tra i rami degli alberi. Altra parola molto evocativa è la scilibetta, la granita costituita da neve e vino cotto. Questo solo per citarne alcune. Una cosa è comunque certa e più sicura. Ecco, in questa staffetta che è la nostra vita, nella quale pur nel rispetto dei ruoli e delle competenze siamo chiamati di più di meno a trasmettere alle giovani generazioni il testimone di conoscenze e tradizioni dei nostri padri, il paese di Ferruzzano, l'area grecanica e, non senza peccare di troppa imprudenza, oserei dire anche la Calabria, non poteva avere un pedofilo migliore del qui presente Orlando Sculli, al quale va il nostro ringraziamento. Della civiltà
contadina, attesta, ci parla delle attività che vi si svolgevano, ci parla anche dei sostrati linguistici, quelli che vengono chiamati sostrati linguistici, cioè gli elementi originari su cui le parole poi si sono costruite. E questi sostrati linguistici sono sostanzialmente di due tipi per quanto riguarda la Calabria: il sostrato latino e il sostrato greco. Anche il sostrato latino è importante. Per esempio, torniamo a parlare della civiltà contadina, prendiamo alcune parole che Orlando ha raccolto qua, che sono di Sferruzzano, ma che sono anche di altri paesi con alcune varianti. Per esempio, quando si metteva il grano, si raccoglieva la manata, si chiamava, e si legava nella gregna. Gregna è una parola che nasce da una parola latina che aveva lo stesso significato di covone, come lui bene ha scritto. Poi, una volta che si raccoglievano queste gregne, venivano ammonticchiate intorno all'aia, e questi monti di grano che venivano fatti mettendo la spiga verso il centro e la parte, diciamo, della restuccia, cioè del gambo verso fuori, per evitare che gli animali li danneggiassero, quindi si chiamavano timogna. Questa timogna viene, come ha scritto bene lui, da una parola greca che significa appunto monte, piccolo monte, insomma. Poi veniva trebbiato questo grano. Veniva trebbiato. Come veniva trebbiato? Anzitutto veniva l'aia durante le altre le stagioni precedenti, si riempiva di erbacce, di erbacce, quindi bisognava tagliare queste erbacce, e poi bisognava, si diceva, abbeverarla. Come la si abbeverava? Si metteva l'acqua e sopra si metteva upiddu, cioè che sarebbe la camicia del chicco di grano, e questa cosa creava una superficie che resisteva poi al lavoro che vi si svolgeva dentro. Quindi il grano che si faceva, il grano veniva stimognato, veniva buttato dentro questa aia, che grosso modo era come questa cosa, e si riempiva quella che viene chiamata la pisera. Voi andate qua e trovate questa pisera, trovate questa parola. Questa parola rimanda a che cosa? Una parola latina, come dice lui, che viene pinso, che significa schiacciare. Quindi effettivamente il problema è che questa aia riempita veniva poi calpestata dai buoi che tiravano delle pietre che la facevano, appunto la schiacciavano. Poi si passò da questo pisari da questo pinzari a pisari. Noi dalle mie parti si dice pistari. Effettivamente è più antico il vostro, il verbo che definisce questa attività, perché rimanda alla parola latina, è più vicino alla parola latina. Perché? Perché poi in italiano questo pisari, o nella lingua, nei dialetti più diciamo nella lingua italiana, il pistare rimandava indubbiamente il pisari rimandava all'operazione di peso. Quindi dove si è conservata il verbo pisare vuol dire che è più antico. Ecco, quindi questo, e poi bisognava farlo e via discorrendo. Quindi questa è l'importanza che ha il lavoro che ha fatto Orlando Scuti. I nostri nonni hanno sparso il loro sudore per consentire a noi, loro posteri, di vivere un'esistenza diversa. Allora, venendo al componimento, da Contrada Capo a Ferruzzano, quando a Carusa Vampa e o Capo Trona, un massaro si piglia di pagura. Se poi a Cuzzarchi la currera sona, si coglie i crapicelli che stelura. Su Proserro di Margini,
gocce d'acqua fine fini, ma a burrasti a poco si imbecina in buttafuoco. Sutta pezza du casello si alza un ventarello che si incordona a schina fino alla pezza di mulina. Quando fu a costa d'abbati, dasse i crapi straviati, bamme coglio un zimmarello un te filesi fulippello. Su proserri San Giuseppe si incontrò un massaro Peppi, zampanato fino a giusu chi coglia du burrazzoso. Gli mesime una famuzza a San Giorgi o a Giannuzza. Tanto arriva, non so come, la casetta e Peppu Re. Oh, che sta questo nupiccio, faccio bette Mastro Ciccio. Undi, signora mia, sta vivendo pa' abbadia, pa' mi arriva a lui giambrella che gli impaia senza ombrella. E questa acqua che ferria, che non piglia promania. Quando fu a Petra Perciata, si botta una rimbiciata che accompagna l'utamarro fino a su se mandri il carro. Là, cogliendo da vasia, agnuracata e Maria. Non c'è a me benedetto che si sape in tallo stretto quando sono i chistennati in da vetaglia pura stati. A Don Paolo chi spetta c'è Don Ciccio in ta casetta. Ma anche i cani come lampa, bene ripate che scampa. Ora ma sogna la cola mentre vai non mi scura. Cuppetrati e malentisi si incamina po' paesi. La veneni Santo Petro rosa avanti e mico arretu. Gli rullacchi cinanari e rimazzano i brovari. O destino indegno e strano, come riva a Ferrozzano, l'acqua e taglia imbrosacato, o dell'uvio è terminato. E giacché non si lucia, fine pure la poesia. Grazie a tutti. Ora la parola a Francesco Ciccillino Amodei, fondatore e direttore generale dell'Istituto Internazionale per l'Arte ed il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze, editore tra l'altro della pubblicazione di Orlando Scurri, I Palmenti di Ferruzzano, attualmente introvabile. Prego. Grazie della presentazione. Devo ringraziare quelli che mi hanno preceduto. Sono stati interventi molto mirati e veramente interessanti. Concordo con tutto da Rino Mendolea, la sua bellissima copertina, il professor Tripoli, ho apprezzato la poesia, molto bella, e io credo che questa operazione che ha fatto Orlando, che è un mio amico di infanzia, come sapete, è veramente un'opera eccezionale. Ritengo che sia la migliore tra quelle che ha fatto. Io ho collaborato con lui pubblicando I Palmenti di Ferruzzano, è stato un lavoro improbo. Per quanto riguarda la conservazione della lingua, effettivamente devo dire che non è stato fatto un granché dall'Unità d'Italia. D'accordissimo, tutti hanno preso la nostra lingua, compreso Dante e compreso il Toscano. E se oggi io, che sono di Ferruzzano e ho trascorso l'adolescenza, l'infanzia quando sono però in Toscana, vi posso garantire che effettivamente il Toscano è derivato da noi, dalla nostra lingua, dalla stessa radice semantica. Ce l'hanno rubata? No, si è modificata come si modificherà ancora nei prossimi millenni, ma senza dubbio è significativo il fatto che la nostra radice sia quella la più importante a livello italiano. Ferruzzano è diventato in pratica oggi il primo al mondo per quanto riguarda il discorso dei palmenti. Credo che sia uno dei primi in tutto l'emisfero a questo parallelo per quanto riguarda la purezza dell'aria, dicono gli ricercatori tedeschi, e il grado di umidità dell'acqua. Ha un bosco importantissimo, ora anche un dialetto suo. Cosa auguro a Orlando? Di fare un passo in più, di fare il dizionario del dialetto calabro, perché dobbiamo andare a vedere quello che è stato fatto per quanto riguarda la lingua e il nostro, la nostra minoranza linguistica.
noi sappiamo perfettamente che nella Costituzione italiana, all'articolo 6, quindi 1948, si parla della difesa e salvaguardia delle minoranze linguistiche, delle lingue minori. La prima legge di minoranza linguistica è stata nel 1999, la 482, cioè 50 anni dopo, dico bene? E non è stato fatto niente. 30 anni dopo, nel 76, quasi 30 anni, l'UNESCO aveva già riconosciuto quello che era l'importanza delle minoranze linguistiche, l'importanza fondamentale delle lingue, come uno degli elementi importanti della salvaguardia e della libertà del popolo. Cioè, nonostante nemmeno da lì è stato fatto un granché, per esempio il nostro dialetto calabro attualmente fa parte del napoletano, neanche del sicuro, del napoletano per la comunità europea e anche per quanto riguarda il Consiglio d'Europa e anche per quanto riguarda l'UNESCO. Bisognerebbe lottare, da questo punto di vista credo ci sia un comitato permanente che fa questa cosa, lottare per fare in modo che il nostro dialetto, il dialetto vivo romano, sia della Calabria intera, sia riconosciuto come dialetto a sé stante. Questo è uno dei miei, diciamo. Per quanto riguarda l'apporto e l'aiuto che potrò dare ancora a Orlando, lui può contare sul mio apporto a tutti i punti di vista. Tra l'altro devo informare che grazie anche al Comune abbiamo ricevuto la sede presso il Comune Vecchio per creare l'associazione Giuseppina Modei, che è mia sorella, autrice di oltre 50 opere, scomparsa 6 anni fa, e quindi ci sarà questa nuova associazione che tra l'altro farà molte attività e contemporaneamente sarà dotata di fondi e contemporaneamente farà anche delle attività di carattere poetico. Una di queste sarà un premio per i giovani scrittori. Bene, io penso di aver concluso e mi congratulo ancora con tutti i relatori e ovviamente a Orlando faccio i miei più grandi auguri. Grazie. Grazie Cicillino anche per i progetti che stai intavolando un atto per il nostro blocco. La parola ora al professor Orlando Sculli, presidente dell'Associazione Latina. Prego. Io ringrazio Cicillino che ha onorato Ferruzzano nel mondo. Io a questo punto devo ricordare a quelli di Ferruzzano che non lo sanno, che fanno finta, che fanno finta di non saperlo, che l'Istituto Internazionale di Restauro, il Palazzo Spinelli. Professore, devo avvicinare, se no non sente nessuno. Ha operato in tutto il mondo, praticamente restaurando migliaia e migliaia di opere d'arte. E il lavoro fatto, il palmente di Ferruzzano era nato quando Cicillino mi fece andare a Malta, perché a Malta i maltesi avevano delle fosse strane scavate nella roccia e non sapevano cosa fossero. Andai a Malta a Minaidra, mi pare che si chiama, di fronte a Miskatanks, di fronte all'area templare di Minaidra, e scoprimmo che quello era un palmento. Da allora in poi vennero il professore dell'Università di Malta a visitare il palmento di Ferruzzano e portare avanti scavi attorno ai palmenti di Gozo, e scoprirono che i palmenti erano del VI secolo avanti Cristo e che erano palmenti cartaginesi. Quindi ringrazio Cicillino perché ha dato lustro a Ferruzzano e a Bova, perché il papà di Cicillino è di Bova, la madre di Ferruzzano, e lui parla il dialetto di Ferruzzano perché l'ha sentito fino all'ultimo da sua madre. Per quanto riguarda, grazie Cicillino, e per quanto riguarda il motivo per cui io scrissi questo lavoro, senza pretese,
e che non lo feci per un inno alla civiltà contadina che io vidi morire all'inizio, verso la metà degli anni 50, che era mitizzata, mi ricordo che era fino agli inizi degli anni 50, io sono nato nel 1946, già a partire da tre anni, quindi i gruppi di bambini giocavamo assieme, i grandicelli prendevano cura di quelli più piccoli. Mi ricordo che quello che curava me, ad esempio, e che curava me, badava a me, quando decisero i più grandi, attorno quando io avevo 4-5 anni, di portarci a visitare il mare. Vedevamo questo mare, qualcosa, io lo guardavo da lontano, vedevo qualcosa in verticale e dicevano: e cos'è quello? È il mare. E non riuscivo a capire come quell'assieme, quell'azzurro stesse in verticale. E allora portarono a mare i più piccoli. Quello che mi prese in custodia era Ciccio Marino, il papà di Adriana, che mi fece conoscere assieme a tanti altri il mare, e venimmo qui sotto a vedere il mare. Però da quando avevo 4 anni la mia ruga era costituita da una miriade di bambini con cui noi inventavamo decine di giochi nei campi vicini e nei campi più lontani. Quindi vivevamo intensamente anche noi la civiltà contadina, andavamo a partecipare alle trebbiature del grano quando eravamo piccini, già 5-6 anni, ci facevano trascinare dalle mucche poste sulla pietra, per noi era una gioia, oppure ci facevano prendere parte alla visione della molitura delle olive, andavamo pure a cogliere le olive, per cui io mitizzai questa civiltà contadina, perché era il fulcro della mia felicità, perché da quando ebbe 3-4 anni fino a quando ne ebbi 8-9 vissi il periodo più felice della mia esistenza. La tragedia psicologica nacque per me quando tra il 1954 fino all'autunno del 1955 tutti i miei amici d'infanzia, mi ricordo, partirono, alcuni partirono verso gli Stati Uniti d'America, trasportava negli Stati Uniti d'America il mitico Andrea Doria, che poi fu speronato da un rompighiaccio norvegese, mentre verso l'Australia navigavano i transatlantici, il Sorrento e il Roma. Ed io visse questa tragedia di perdere tutti i bambini, tutti i miei amici d'infanzia, tutti, e quindi rimasi solo con i vecchi, e iniziò dal punto di vista iniziò la fine della mia felicità, che era stata incentrata sul mondo contadino. Quindi questo mio lavoro è semmai un inno al mondo contadino che non c'è più, e quindi ho cercato di rendere un omaggio, un piccolo omaggio al mondo contadino che non c'è più. La civiltà contadina, che era vissuta per 10.000 anni, forse più, all'improvviso morì negli anni 50 da noi, ma in tutta l'Europa, e sta morendo in tutto il mondo. Ecco, senza nessun'altra finalità. La mia finalità non era quella di cercare di salvare una lingua, perché purtroppo, come ho detto a Bruno Versace, ormai il dialetto è morto, perché il dialetto è stato italianizzato, quindi
quando noi parliamo il dialetto utilizziamo sì e no 500-600 termini, gli altri sono termini dialettizzati, ma sono termini italiani ormai, quindi perché mancano le strutture, mancano gli elementi che fanno utilizzare, che facevano utilizzare dei termini, non c'è più i termini che si riferiscono alle fornaci, ai costruttori di tegola, ai costruttori di calci, ai fornaciai, neppure ci sono ormai più, neppure le mucche che arano i campi, non ci sono più i vignaioli nel nostro territorio, non ci sono più i conciatori di pelle, non ci sono che utilizzavano qui la pianta di mirto per conciare le pelle, venivano quelli di canalo per prendere i rami di mirto e portarli a canalo per conciare le pelle. Quindi è stato un inno alla morte della civiltà contadina, senza alcun scopo da parte mia, non volevo fare niente di importante o di trascendentale, ma un piccolo omaggio, come in effetti è, alla civiltà contadina. Grazie.